Novità in casa Toyota per il 2021. La casa nipponica continuerà a credere nella sportività abbordabile e la fa con la GR86, una coupé che dà seguito alla G86 del 2012, attesa per il lancio in Italia a ottobre. Avrà un motore più potente, migliori doti dinamiche, senza tradire la filosofia del modello, che punta alla leggerezza e sulla trazione posteriore. Avrà anche la sua gemella, la Toyota avrà anche la sua gemella che sarà la Subaru. Molto probabilmente non verrà introdotta in Italia. Come è avvenuto per la prima serie della sportiva G86 e BRZ, anche la seconda verrà realizzata insieme alla Toyota e Subaru. Con minime differenze estetiche in dotazione e dimessa al punto del telaio, la Toyota ha già fatto capire che la G86 arriverà in Europa. La Subaru tace circa la BRZ, probabilmente non la porterà nel vecchio continente a causa delle sanzioni che dovrebbe pagare a causa dello sforamento delle emissioni di CO2 da parte della sportiva. Sanzioni che a quanto pare ricadrebbero in toto sulle filiali continentali, per le quali BRZ non risulterebbe né competitiva né redditizia.